E siamo qui al Romix 2015, sfortunato questo primo giorno dell'autunno, no? Di Romix autunnale qui a Roma, perché piove a dirotto e parecchie ore per venire sul raccordo anulare, ma siamo con due personaggi che vale la pena e valsa la pena venire a riprendere e a intervistare anche. Siamo con Neil il diavolo. Ah, niente proprio di meno che proprio il numero uno del male, e abbiamo qui una povera... No, io sono Lilith, sono la figlia, sono un incubo. Ah, ecco, un incubo, quindi di male in peggio, insomma. Ovvio. Oh, questi personaggi, tu mi dicevi... Sono stati tratti da un libro che ho scritto io stesso, è un libro fantasy ovviamente, in stile gotico. Racconta più o meno delle battaglie che ci sono tra le idee, tra giusto e sbagliato. E io interpreto Neil, che è il diavolo, poi ci sono ovviamente Lilith, l'incubo del diavolo, che è la sua figlia. Abbiamo Dan, che è un angelo caduto, maledetto dal Graal. Abbiamo Kirigis, che è una bambola che è stata acquisita. Ho dato vita, mi dispiace. Alla bambola ho dato vita io, non volevo, l'ho fatto così. È diventata la mia bambola vivente. Come si intitola questo libro? Il titolo si chiama Luciel, le memorie, e tratta ovviamente delle memorie dei vari personaggi, racchiuse tutti in un libro da un filo conduttore che è Zalea, la protagonista, che diciamo è diventata nuova, ha stretto un patto col diavolo ed è diventata un Luciel, cioè il cavaliere, uno dei cavalieri del diavolo, di me. E dove lo possiamo trovare, comprare, scaricare, leggere? Allora, al momento sto aspettando risposta dalle case produttrici per... un editore, diciamo. Sì, un editore o comunque qualcuno che mi riesca a pubblicarmelo. Però ci potete trovare sulla pagina Facebook Ilusiel, se volete parlare con noi, se volete lasciarci un messaggio, un mi piace... noi siamo lì, cercateci e ci fa piacere se venite. Però se non venite vi ghermiamo l'anima. Posso andarli a trovare la notte? Io spero che mia figlia non ti abbia sentito, perché mi sveglia sempre di notte, ho paura del buio. Colpa mia, non volevo. Ecco, però è un bel incubo, anche un bel diavolo, insomma, come immagini. Io sono entrambi, sono sia un sogno che un incubo, a seconda di come mi sveglio la mattina e di come mi svegliano loro. Quindi, ecco, ricordiamo così, per fare un po' di retorica, no? Che il diavolo è l'angelo più bello, no? Lucifero. Era l'angelo più bello che Dio ha punito, perché lui è... Lucifero era l'angelo più bello tra gli arcangeli. È stato punito per il semplice fatto che non voleva essere più... una pecora né al servizio del Signore, ma voleva pensare con la testa propria, quindi essere lui stesso un pastore. Ed è stato punito per questo, tolto il nome da Lucifero e battezzato come Mefistofele. Che significa Mefistofele? Mefistofele viene inteso nella religione cristiana come un demone o comunque qualcosa di demoniaco. Quindi un Mefistofele è il punto, il fulcro del male. E invece anche l'incubo, no? E spesso dietro un'immagine bella e graziosa ed esile c'è invece il male, ecco. L'incubo, qualcosa di negativo. Sì, anche il mio nome comunque mi è stato dato da un significato parecchio forte. Lilith nella Bibbia è la prima donna creata da Dio e la prima che si ribella, prendendo in un certo senso il ruolo di Dea. Benissimo, quindi abbiamo fatto anche grande cultura. Venite a Romix, trovate il diavolo, il suo incubo e tanti altri cosplay, no? È interessante questo romanzo qui, insomma, che poi ti auguriamo, insomma, ecco, a un editore che te lo distribuiscano. Magari. E così lo andiamo tutti a leggere, magari, non so, esce una storia, un film, in bocca al lupo. Speriamo. Ok, benissimo, grazie a tutti, un saluto al diavolo. Prego.